Architetto.info è il portale degli architetti italiani. Siamo molto lieti di essere ospiti della Fondazione Renzo Piano e dello studio Renzo Piano oggi per il premio Fondazione Renzo Piano 2013. E cogliamo l'occasione di avere con noi l'architetto Renzo Piano e l'architetto Luigi Prestinenza Puglisi, curatore della serie Italia Architettura per UTET Scienze Tecniche, per alcune domande sul premio. La prima riguarda i tre progetti premiati che sono stati individuati oggi e premiati nella cerimonia di oggi. Quali sono gli elementi che li hanno resi interessanti e se ci sono delle caratteristiche che li accomunano? Intanto direi un senso di gioia, cioè sono progetti giovani, sono progetti luminosi tutti e tre. Devo dire che tutti e 12 i progetti che sono stati selezionati sono per qualche aspetto interessanti, per qualche aspetto, ma perché a quell'età lì è difficile fare tutto giusto, io ne sbagliavo parecchie, insomma, di cose, cioè, però c'è qualcosa sempre che, qualcosa che le accomuna, è questo senso di leggerezza, una certa luminosità, una certa allegria, si potrebbe dire. So che è una cosa banale da dire, però gli spazi per la comunità, che sia una scuola, che sia un luogo di incontro, cioè, hanno questa, uno di questi progetti, quello che poi ha vinto, tra l'altro è una casa, quindi non è un luogo aperto al pubblico, però hanno tutti questo senso di levitas, di leggerezza, di trasparenza. E hanno tutti un certo, come dire, carattere, perché ci vuole una certa ostinazione. Se uno ha meno di 40 anni per ottenere l'attenzione necessaria per fare questi progetti, ci vuole un certo carattere, insomma, e quindi forse li accomuna il fatto che sono tutti progetti fatti in qualche maniera mostrando i denti, in qualche pochettino, insomma, ma in senso buono, con una certa determinazione. Non trovi? Sì, io direi che sono progetti pieni di speranza e che danno speranza. Pieni di speranza perché si vede che i ragazzi hanno speranza nell'architettura, che danno speranza perché si vede che il talento esiste ancora e che può dire la sua. Bene, e poi grazie. C'è la luce. E i 12 progetti finalisti hanno trattato un po' tutte le tipologie costruttive e i tre finalisti, tra l'altro, una residenza privata, una scuola, un edificio industriale, zona edificio per uffici. Tra tutti i 12 progetti hanno trattato tutte le esigenze contemporanee dal punto di vista spaziale e funzionale o c'è qualche elemento che meriterebbe ancora di essere sottolineato? Ci sono dei progetti che un giovane di meno di 40 anni non riesce a fare perché non li può fare, insomma, una grande università non riuscirà a farla, forse la farà quando ne avrà 60 anni, ma 40. Io ricordavo prima che quando avevo quell'età, più che progetti effimeri, cioè temporanei, quando hai 30 anni nessuno ti fa fare una cosa che duri nel tempo. Poi mi è capitato di fare Bobure, altri edifici, questo sì, però insomma all'inizio sono sempre l'effimero, il temporaneo, però, quindi fai delle cose piuttosto piccole. Quindi qui mancano evidentemente, non so, gli ospedali, le università, mancano i grandi edifici, ma non è grave, non è grave. Quello che importa invece è che ci sono, come dire, c'è il germe, vedi che cogli il germe di una, di un'ispirazione, di una qualità, e quindi questo che importa fare ai giovani, cogliere quello che c'è di buono, diglielo e avvisarli che è come una foresta piena di pericoli la professione, bisogna non perdere quello che c'è di buono, bisogna difenderlo coi denti e andare avanti, quindi questa è la cosa più importante, per dare speranza e poi per spiegare che forse non l'hanno capito loro, ma è bene dirglielo, guarda che quella cosa lì è importante, proteggila, mantienila. Quindi qualcosa di buono c'è in tutti questi progetti. Anche nelle prime realizzazioni. Anche nelle prime realizzazioni. Io direi questo, ci sono progetti non grandissimi, però c'è qualche progetto più grande, non solo delle abitazioni, e questo testimonia due cose. Che se si fanno dei concorsi e si danno ai giovani speranze, loro riescono a realizzare con progetti di ottima qualità
quelle che sono le richieste che sono state fatte, e anche i committenti che hanno il coraggio di rischiare per un edificio industriale, per un edificio un po' più grande, di darlo ad un ragazzo, spesso sì, i risultati sono positivi. Bene, grazie. Credo che ci siano due temi che sono stati toccati in questi progetti, o almeno in alcuni di questi. Uno è il tema del recupero dell'esistente, che è sempre più centrale nell'architettura contemporanea e, diciamo, è anche il tema del progetto vincitore. E quali sono le tendenze, le caratteristiche originali o inedite che vi sentireste di segnalare, da cogliere, da seguire per i giovani architetti, se si parla di recupero, di restauro dell'esistente? Uno dei temi grandi è la bellezza della nostra città, è fatta di questo stratificarsi, no? Ancora di più, e soprattutto quando stratificare una nuova testimonianza che rappresenta il nostro tempo non significa distruggere quelle precedenti, cioè quindi stratificarsi lasciando le tracce. La bellezza della nostra città sta qui, in questo, quindi non c'è nulla di nuovo. A dire che è un'attività di straordinario ingegno, talento e creatività il costruire sul costruito. Non è vero che l'assenza totale di vincoli aiuti, anzi al contrario, quindi è interessante. E per questo anche una delle ragioni per cui il progetto vincitore ha vinto, perché c'è questo... Ma io direi che il consiglio che potrei dare è strano perché è contraddittorio. Da una parte consigliere una certa timidezza, che potrebbe anche chiamarsi umiltà, una certa attenzione, un rispetto. C'è una soglia di rispetto nei confronti di quello che c'è già, insomma, non bisogna distruggere, non bisogna... Ecco, però al tempo stesso ci vuole un certo coraggio. E allora uno dice, ma come? Ci vuole coraggio o prudenza? E ahimè, ci vogliono tutte e due. E se fosse facile sarebbe dire, ma vai dentro, vai. O se no, no, prudenza. Ma uno è troppo prudente, sbaglia. Perché non rappresenta se stesso, non racconta la sua storia, che è quella che è giusto raccontare, non testimonia se stesso. Ma uno troppo coraggioso, diciamo così, o troppo invadente, finirebbe col distruggere, e non è nemmeno una questione morale, probabilmente finirebbe col fare una cosa sbagliata. Una delle sfide che ricordava prima è il fatto di progettare che dentro dei limiti già dati. Certo, che è un vantaggio, ma non è mica solo per un architetto, è anche vero per un musicista, è vero per uno scrittore. Cioè, il lavorare all'interno di certi schemi, di certi ordini, un musicista, che la musica è forse l'arte la più libera che esista, la più leggera, la più evanescente, tuttavia spesso, quante volte un musicista chiede aiuto alla matematica, alla geometria, alla precisione geometrica, alla struttura, salvo poi disobbedirle, salvo poi divertirsi a buttarla all'aria. Ho avuto tanti amici musicisti, io ho tanti amici musicisti, e c'è sempre questo duplice tensione, bisogno di ordine, bisogno di regole e bisogno di sovvertirle. Però insomma è per questo che è complicato fare questo mestiere, come tanti altri, perché quindi il consiglio, ahimè, è la saggezza, ma è una saggezza che implica anche un po' di coraggio e prendere qualche rischio, quindi non basta dire prudenza, timidezza, perché uno se no si cancella se stesso, no? Sì. Comunque oggi va di moda la teoria sciagurata del dovere, com'era. Il progetto vincitore mostra che invece si possono fare delle cose contemporanee che arricchiscono quello che è il patrimonio storico, dandogli nuove stratificazioni. E poi anche quando ci sono gesti forti, per esempio, conosci il Beaubourg a Parigi? Quello è un bellissimo gesto forte che ha cambiato la storia dell'architettura. Era chiaramente una ribellione da teenager, quindi è di fatti quello un edificio da teenager, insomma, non eravamo proprio teenager, ma quasi, insomma. Però è chiaro che... E devo dire che ho conosciuto tantissimi storici, tantissime persone attente al patrimonio, all'importanza della memoria, che hanno sempre trovato quella cosa intelligente, perché in qualche maniera rappresentava
un modo franco, onesto, molto, persino un pochettino ingenuo, certamente innocente, di rappresentare un momento e rappresentare una ribellione, perché c'era. È un'età che è quella dei progettisti che sono stati premiati oggi. Beh sì, infatti per questo bisogna, uno dei consigli da dare a questi ragazzi è di non stare troppo attenti, cioè con la prudenza eccessiva nel progettare diventa autocensura, cioè diventa una cosa che Luigi giustamente lamentava, che quando si è giovane si ha un lavoro e si cerca di non perdere insomma quel lavoro, e è vero. Però anche è vero che a un certo punto lo sdegno è sdegno, e se uno deve sdegnarsi si sdegna anche se perde lavoro, non c'è niente da fare, insomma bisogna avere questo piccolo coraggio, anche perché poi se si ha questo coraggio la fortuna aiuta gli audaci, come è noto, e quindi subito viene qualcos'altro, ma bisogna farlo. Sì, creare le occasioni. E il secondo tema è un po' trasversale a tutti. Io devo veramente andare. E il secondo tema è trasversale un po' a tutti, è quello dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'intervento con materiali sostenibili e riciclabili. E quali sono, a vostro avviso, degli indirizzi, degli spunti, dei suggerimenti per i professionisti giovani su questo tema? Sostenibilità e materiali compatibili. È un problema, sì, vedo già la faccia del... Beh, oggi la parola sostenibilità è una parola valigia, la adoperano tutti per fare le cose più diverse gli uni dagli altri. Certo che però non si può non pensare a questo tema, anche dal punto di vista psicologico, non solamente dal punto di vista del... Credo che debba essere una cosa che viene naturale, insomma, cioè è chiaro che ormai è forse uno anche dei tratti più ispiranti del secolo che si apre, così come altri secoli sono stati caratterizzati dalla scoperta dell'acciaio, la saldatura, la globalità dell'architettura. Ci sono dei momenti, ogni secolo ha avuto il suo tema di grande ispirazione, e questo secolo si apre con un grande tema di ispirazione, che è la fragilità della terra, il fatto che gli edifici in qualche maniera devono riconoscerlo, ma non solo pragmaticamente abbassando il costo della bolletta dell'energia, che è comunque giusto fare, ma anche culturalmente, proprio interpretando questa cosa, trasformandola in poetica, in poesia, in linguaggio. Un edificio leggero, un edificio che respira, un edificio che gioca, che flirta con l'ambiente, che gioca col verde, che approfitta del fatto che gli alberi, quando devono avere le foglie perché ti proteggono dal caldo, hanno le foglie e poi le perdono, d'inverno diventano arabesco. Tutto questo non è solo un argomento tecnico, non è solo pura tecnologia, è anche la poetica, è il linguaggio. Io credo che i più sensibili, devo dire anche in qualche misura i ragazzi che hanno risposto, questa cosa la colgono, che non è un dovere vagamente moralistico di consumare meno perché bisogna consumare meno, che per l'amore del cielo è dovuto e ci mancherebbe. Finalmente ci abbiamo messo un sacco di tempo a scoprire che quanto fragile è la terra e quanto è delicata la città e quanto bisogna stare attenti, quindi è giusto, è doveroso, bisogna fare un po' di più. Bisogna che diventi linguaggio, che diventi l'aria che respiriamo, insomma, cioè che diventi naturale, ecco, non ci si pone nemmeno il problema, non ci si deve porre e non ci si pone, cosa faccio di ecologico? Cioè è quel modo in cui approcci, è subito ecologico, ma perché deve essere un modo di essere. Ha detto una cosa, credo che riassume benissimo questi 12 finalisti. La consapevolezza comune di questi progetti è che la terra è fragile. Credo che sia una bella frase per dare il senso di questo premio. Grazie. Architetto.info ringrazia Renzo Piano, Luigi Prestinenza Puglisi. Grazie da parte dell'editore Walter Kluwer Italia. Grazie per la pubblicazione e la collaborazione con la Fondazione Renzo Piano. Grazie. Complimenti per il premio Fondazione Renzo Piano 2013. Grazie. Grazie.